Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Nadia e in questo video volevamo in particolar modo ringraziarvi perché siamo arrivati a 1000 iscritti. Olè. E questo è grazie a voi che ci seguite, ci supportate. Esatto, quindi però se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, fatelo subito, attivate la campanella per restare aggiornati sui nostri prossimi video e mi raccomando metteteci un like. Oggi ci troviamo a Borgo Cornalese, una piccolissima frazione di Villastellone. Siamo qua perché ci sono dei fantastici campi di colza, vedete queste piante con il fiore giallo, molto bello, e ne abbiamo approfittato per fare anche qualche voletto con il drone. E nello specifico Borgo Cornalese è anche molto bello, è un borgo medievale. Hanno anche girato qua una fiction che è andata su Rai Uno, che è La strada di casa, nella quale sia io che Nadi abbiamo preso parte come comparse. Se troviamo qualche foto ve la mettiamo così lo vedete. Adesso andiamo a scoprire insieme il borgo e vi lasciamo alla sigla! Il seme della colza viene utilizzato per produrre un olio vegetale alimentare. ragazzi, proprio all'interno di questa chiesa è dove io personalmente ho girato 2 giornate, alcune scene della fiction La strada di casa 2. Nella prima stagione avevamo anche girato, c'eravamo sia io che Nadia, c'era capitato di andare a girare al cimitero di Villastellone, un po' particolare, comunque l'avevamo fatto. Siamo di fronte alla chiesa Beata Vergine dei Dolori che fu innalzata nel 1850, ci passò molto del suo tempo anche Don Bosco, il fondatore dell'ordine dei Salesiani. Come potete vedere c'è il ristorante La Cascina del Borgo, dove personalmente non siamo ancora venuti ma presto ci verremo. Questa è la Villa dei Conti de Maistre e risale al 700, e ovviamente chiusa al pubblico, quindi non è visitabile. Per quella fiction che avevamo appunto partecipato io e Gabri come comparse, sappiamo che l'hanno resa appunto disponibile per alcune scene. All'interno ci sono 100 tipi di rose e hanno un giardino di 16 ettari. Invece questo mulino risale al 500. Allora ragazzi, ci troviamo proprio qui vicino al mulino che appunto, come vi ha detto Nadia, risale al 500. Credo, non ne sono sicuro, ma credo che oggi sia stato convertito e appunto venga utilizzato per produrre corrente elettrica. Allora ragazzi, il nostro giro di oggi si conclude qui. È stato divertente, comunque diciamo che una mezza giornata si può tranquillamente passare. Sì, anzi, passeggiare un pochino. C'erano tante anche famiglie con bambini, un giro in bici, anche proprio coricati con le coperte, ce n'erano. È proprio un bel borgo per poter passare una mezza giornata. Esatto, noi vi salutiamo, vi vogliamo ancora ringraziare per appunto il successo che ci avete permesso di ottenere. Siamo arrivati a 1000 iscritti, grazie mille ragazzi. Noi vi salutiamo e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!